Mi ricordo che da bambino venivano da Palermo a villeggiare con i bambini, perché Baida era un posto rinomato per l'aria pura e salubre per i bambini. Ora ci vogliono togliere pure questa area, perché vogliono montare questa antenna in un posto di terreno, in questo terreno dove era previsto la costruzione di asili nido per i bambini. Quindi no all'antenna, sì agli asili per i bambini. Un momento di incontro e di confronto pacifico con i cittadini del territorio. Tutti i residenti oggi si sono autoconvocati in questa forma di protesta pacifica per dire no alla realizzazione dell'ennesima antenna 5G, ma sì alla realizzazione di una struttura pubblica diciamo legata all'istruzione dei nostri bambini, quindi una scuola che possa nascere in questo territorio ormai fortemente urbanizzato, che necessita di maggiori servizi per la comunità e che non può vedersi realizzare un'enorme antenna 5G. Noi sapevamo da tanto tempo che sarebbe stato realizzato un asilo comunale per noi residenti di Baida e Bocca di Falco. Di punto in bianco ci siamo ritrovati un cantiere aperto per installare un'antenna 5G. Quindi noi chiediamo che venga bloccato il cantiere e che venga realizzato l'asilo nido che aspettiamo da tantissimo tempo. Ricordiamo che nel 94 votò appunto il piano regolatore. Bene, era il 1994 e dopo tantissimi anni, perché il precedente piano regolatore era del 1963, il Consiglio Comunale votò il piano regolatore e in questo terreno dove oggi vogliono fare nascere questo scempio è previsto la costruzione di un asilo, per cui mi si sembra paradossale che il Comune di Palermo non è coinvolto in questa vicenda. Può essere che sono stati bypassati alcuni pareri che dovevano essere fondamentali. Assolutamente impensabile che in un territorio come questo, dove tra l'altro insiste anche un vincolo per la creazione di un asilo nido, venga e comunque si pensi di poter installare in tutta tranquillità un'antenna di 30 metri per portare il 5G. Baida storicamente è un posto con aria salubre e i cittadini tutto vogliono tranne che qualcosa che proprio vada ad inquinarli.